Buonasera e bentornati a War Room. In Abruzzo il centrodestra ha vinto, ma ha perso la Lega. In Sardegna 2 settimane fa è andata ancora peggio. Hanno perso sia la coalizione di centrodestra sia il Carroccio che è fortemente arretrato. In quel caso, complice la possibilità del voto disgiunto, Salvini ha scientemente voluto azzoppare il candidato di Meloni che aveva preso il posto di quello uscente leghista. Antonio Polito scrive oggi che Meloni non poteva sperare in un risultato migliore perché, tra le altre cose, la Lega ha conosciuto sì il previsto crollo, ma non ha subito il temuto tracollo, che avrebbe potuto provocare un terremoto esiziale per il governo. A parte la distinzione lessicale tra crollo e tracollo, siamo proprio sicuri che gli esiti delle 2 elezioni regionali per la Lega non produrrà conseguenze per Salvini e per il governo, lo stesso governo Meloni. In Sardegna la Lega è precipitata al 3,7, in Abruzzo si è fermata al 7,6, in netto calo sia rispetto alle precedenti regionali sia alle politiche del 2022, ma soprattutto in entrambi i casi è stata quasi raddoppiata da Forza Italia. D'altra parte è dal 2019, dalla famosa rottura del Papeete, che quello di Salvini sembra un inesorabile declino, dopo che alle europee di quello stesso anno si portò a casa ben il 34% dei voti. La scelta di buttarsi a destra, anzi a destra a destra, scavalcando la Meloni in versione euroatlantista, non lo ha ripagato e per di più ha creato sconquasso nel partito, così come nella maggioranza di governo. Non solo, Salvini perdendo voti si incattivisce, accentua così ulteriormente gli elementi di instabilità e fragilità della coalizione. Inoltre il suo corteggiare i sovranisti, voler ingaggiare il generale Vannacci, il malcelato legame con Mosca, il sostegno sbandierato a Trump che crea imbarazzo al rapporto Biden-Meloni, le continue distinzioni su ogni provvedimento rendono incerto lo stesso processo di trasformazione moderata di Meloni, inducendola spesso e volentieri ad ascoltare il richiamo della sua foresta. Senza contare che l'accentuato atteggiamento antisistema e le alleanze fatte in Europa rendono il capitano, forse sarebbe meglio dire l'ex capitano, indigesto a tutte le cancellerie continentali. Da qui i primi segni di ribellione dentro il suo partito, il vecchio Umberto Bossi che spende parole dure, oltre che amare, Zaia e Fedriga che prendono le distanze in modo netto, probabilmente il processo al leader, anche se dentro un partito leninista come lo è la Lega, è già iniziato. Il tira e molla sul congresso è in fondo la prova che così è. Ma la resa dei conti arriverà prima o dopo le europee? Sarà quella la partita decisiva per Salvini? Chiedo ai nostri 3 ospiti di oggi, che saluto e ringrazio, di aiutarmi a rispondere a queste domande. Sono Francesco Bei, vice direttore della Repubblica, Ilario Buonasera. Lombardo, giornalista della Stampa, e Gianluca Passarelli, professore di scienza politica alla Sapienza di Roma e autore di un libro per il Mulino, che riguarda proprio l'argomento di cui parliamo, la Lega di Salvini, estrema destra di governo. E poi vi segnalo anche un libro per Egea che si chiama Stati Uniti d'Europa, molto interessante, ve lo consiglio. Benvenuti a tutti e tre. Grazie. Professor Passarelli, è vero che negli ultimi anni ci siamo abituati alla volatilità dei leader o presunti tali, che durano molto poco, però nelle politiche del 2018 Salvini prese il 17%, che era già un ottimo risultato. Percentuale che raddoppiò un anno dopo le europee del 2019, arrivando, come ricordavo nella mia introduzione, al 34%, per poi precipitare alle politiche del 2022 all'8,8% e adesso a questi numeri esigui alle regionali. E nel frattempo ci sono state anche altre amministrative che hanno segnalato questa caduta della politica di Salvini. Da un lato la domanda è come mai così velocemente, e dall'altro perché fino adesso nessuno si è ribellato, perché in fondo il crollo già alle politiche avrebbe, in qualunque altro partito, forse in qualunque altra epoca, avrebbe già determinato delle reazioni interne. Intanto buonasera e grazie per l'invito, sono molto lieto soprattutto a discutere con voi, con i diciamo, colleghi che ne sanno molto e quindi è un'occasione per confrontarmi. E io penso che questa interpretazione, non la sua, ma questa sulla Lega, dipenda da un errore di interpretazione sul partito, cioè
spesso si è dimenticato di fare riferimento alla natura del partito, cioè la Lega dal punto di vista politico-ideologico è diventato un partito di estrema destra già da qualche anno, viene definita così non solo in letteratura, che può essere noiosa, ma in tutta Europa. Solo in Italia c'è questa, diciamo, ipocrisia, pudore, pruderia di dire no, destra, eccetera, eccetera. No, estrema destra. E poi dal punto di vista strutturale, organizzativo, è un partito che nasce nel nord e per il nord e dal nord. Quindi l'anomalia è stata, come richiamava in maniera molto chiara lei nell'introduzione, l'anomalia è stato il periodo post-Bossi, quando Salvini ha tentato un'operazione innaturale. Quindi la novità è stata quando lui raggiunge il 34%, ma è una fiammata cui io non avevo mai creduto. Lo scrissi anche prima delle elezioni politiche, in cui scrissi: la Lega alle politiche andrà ben sotto il 10%, ma non perché io fossi Nostradamus, perché la natura di quel partito non comporta l'espansione territoriale. C'è stato un po' di bad wagoning, di salto sul carro del vincitore, di un po' di notabilato locale, talvolta anche legato ad ambienti discutibili e discussi, ma non c'è stata un'operazione di trasformazione. Da qui le tensioni con la parte storica del partito, non solo con Bossi, ma anche con tutti gli altri presidenti di regione, con i quadri del partito. E anche qui credo che ci sia un'altra mistificazione su una sedicente componente moderata, che tra l'altro non capisco che cosa significhi moderata, se non utilizzare probabilmente coltello e forchetta nella cena dei sottufficiali, una Lega moderata rispetto al truce Salvini. Salvini rimane in sella, per rimanere alla sua domanda che mi pare centrale, rimane in sella esattamente perché il corpo del partito condivide, con talune sfumature tattiche, condivide quella struttura. Cioè ciò che viene contestato è Salvini, è proprio lo spostamento nazionale, quindi significa non fare gli interessi di quel sindacato del nord, che come lo definiva Edmondo Berselli, anche il Vodiamanti, di quel sindacato del nord che non fa più quella non svolge più quel ruolo, e poi un partito che è strutturalmente orientato sull'estrema destra, cioè sui migranti, sulla difesa nazionale, sui diritti. Cioè costantemente noi rileviamo nei sondaggi, ma anche nelle indagini più approfondite, questi valori. Quindi il partito non può essere sfidato, perché non può essere sfidato da una componente che sia più centrale, meno a destra. Non esiste. Lo stesso Zaia è quello che disse delle cose aberranti sui cinesi, sui topi, sul Covid e compagnia cantante. Ricordiamoci quello che disse sulla Magna Grecia. Tutto questo è chiaro, però per esempio Meloni, pur avendo alle spalle un partito chiaramente con le radici che sappiamo, una volta arrivata a Palazzo Chigi, poi il giudizio può essere ovviamente variamente articolato e quindi positivo, negativo, così, ma non c'è dubbio che ha certamente, specialmente in politica internazionale, cambiato molto, anzi direi che gli apprezzamenti sono stati tanto più si distanziava da quel che aveva fatto e detto negli anni passati, e tanto più veniva apprezzato, almeno da una certa parte dell'opinione pubblica e degli osservatori. Quindi questo vuol dire che sì, il partito può anche essere radicato su certe posizioni, ma se il leader è poi... Allora, ha ragione Passarelli, Salvini e il partito sono tutto sommato due facce della stessa medaglia, senza sostanziali divisioni politico-culturali o ideologiche, oppure effettivamente c'è una differenza tra la Lega
delle amministrazioni locali, penso soprattutto a quella del Veneto e Salvini per le posizioni che ha assunto. Io in parte condivido, in parte dissento da quello che diceva il professore, nel senso che condivido che la collocazione dove Salvini ha posto ormai da non so più quanti anni, 10 anni che è segretario, la Lega è una posizione di estrema destra e su tutto lo spettro dei temi, diciamo, dai temi etici della biopolitica al tema dell'immigrazione al posizionamento internazionale, Putin e quant'altro. Io però invece non concordo se lasciamo da parte il tema dell'immigrazione, ecco, su questo ne convengo, ma su tutto il resto secondo me nella classe dirigente della Lega ai livelli che abbiamo detto, cioè gli esponenti storici da Fedriga, Zaia, stesso Fontana, secondo me faticano ad andare dietro al putinismo, a tutti gli altri temi di... Pensiamo soltanto, ecco, faccio solo questo esempio che forse ci chiarisce meglio di tutto. La legge sul fine vita in Consiglio regionale del Veneto. Caspita, Zaia ha preso delle posizioni che nemmeno tutti quelli del PD avrebbero condiviso. Quindi stile partito radicale, diciamo. Esatto, quindi molto lontane da quella clerico fascismo, non so come altro definirlo, di alcuni esponenti leghisti vicini a Salvini, Pillon e tanti altri, e dello stesso Salvini, i crocifissi, i rosari, le Madonne, eccetera. Per cui secondo me resiste nella Lega ancora una parte di ceto dirigente della vecchia Lega Sindacato del Nord, per rifare alla citazione. E bisogna anche dire, tuttavia, una verità scomoda, che questa Lega nei passaggi, siccome non è la prima volta che Salvini perde le elezioni, come giustamente avete ricordato, in tutti i passaggi cruciali questa Lega non ha avuto il coraggio politico di avanzare una critica nelle sedi opportune, di chiedere un congresso. Cioè, a chiedere il congresso, a chiedere una svolta, sono sempre personaggi di un'opposizione marginale, quei 2 o 3 nomi che fanno quasi folklore e forse fanno quasi anche comodo a Salvini, perché così può dire che è un partito democratico, perché tollera, a parte che l'altro giorno ha espulso un esponente storico di Varese come Dare, ma manca a questi esponenti di una Lega diversa, della Lega del Nord, il coraggio politico poi di venire fuori e dire una cosa diversa. Cioè, si fermano sempre sulla soglia, oppure vediamo il commento al tonfo in Abruzzo, oppure al massimo stanno zitti. Direi che la posizione di Giorgetti da questo punto di vista è la più esemplificativa, perché se c'è una posizione distante è quella di Giorgetti, e però poi alla fine... rimane... Giorgetti, bravissimo Enrico. Giorgetti è stato smentito dal suo partito, ma non so più quante volte. Il caso più clamoroso è quello del MES, no? Che era andato in Europa a garantire che più o meno c'eravamo, l'Italia l'avrebbe approvato, e poi è stato smentito. Allora fammi chiedere a Ilario Lombardo se, perché voglio dire, ha ragione Passarelli, non c'è distinzione significativa. Beh, allora comunque lo metti in discussione per i cattivi risultati. Ha ragione Bei che dice no, le distinzioni ci sono, ma poi manca il coraggio, e però se le distinzioni dovrebbero produrre una qualche iniziativa politica. Come mai non succede? È perché c'è questo leninismo a cui ogni tanto si fa riferimento ed è così pervicace da impedire le reazioni, o mancanza di attributi da parte di quelli che dissento? Ma secondo me entrambe, nel senso che il leninismo di fatto c'è nella storia della Lega, e basta, diciamo, sintetizzare gli ultimi, tra un po' saranno 40 anni,
Per i primi quasi 30 anni c'è stato il dominio assoluto, la tirannia assoluta di Umberto Bossi. Per poter sfodestare, diciamo, il comando di Bossi è servita un'inchiesta, diverse inchieste della magistratura che hanno spazzato via, diciamo, il cerchio magico bossiano e hanno Oltre ai creato le. problemi di salute di Boss. Oltre ai problemi di salute di Bossi, però lui era riuscito, nonostante i problemi di salute, a mantenere per qualche anno ancora, diciamo, il regno sulla Lega, anche con la sua corte. E poi però è stato spazzato via e questo ha creato le condizioni per una nuova Lega. Salvini è entrato in questa storia come un giovane, diciamo, leader, cambiando completamente la faccia della Lega. Io mi ricordo l'intervista in cui annunciò la sua svolta, una delle prime interviste in cui annunciò la sua svolta, quasi con rammarico, dicendo che la questione del Nord, il federalismo, la secessione, ancora parlava di secessione, rimanevano comunque una cosa del cuore, ma la testa, cioè in quel momento la strategia politica, portava da un'altra parte. Lui aveva visto che c'era uno spazio politico ampio, che era quello, stiamo parlando degli anni 2015-2016, 2014, 2015-2016, che era quello ampio a destra di Forza Italia, che ancora era un partito forte, dove ancora la Meloni era un nano, quindi non aveva nessuna presa. Lui ha fatto questo calcolo politico e negando se stesso, negando la storia stessa della Lega, ha cambiato, diciamo, la storia di questo partito. In politica però si va avanti, ovviamente, si va avanti ovviamente con i successi politici. Quindi Salvini è sopravvissuto soltanto fino a quando Il il tuo successo. pronostico è che questo sia il momento dopo questi risultati o bisogna aspettare le europee? Bah, secondo me si arriverà alle europee perché nessuno si vuole fare male prima delle europee, perché ovviamente, diciamo, chi frequenta e chi conosce la politica sa che non puoi, prima di un voto così importante, cambiare la squadra in corso, o addirittura pensare di cambiare leader. Secondo me non succederà niente prima delle europee. Dopo le europee si potrebbe aprire un grande processo, ma anche lì, e vengo alla tua seconda, diciamo, alla seconda domanda, al secondo capitolo della tua domanda. Io intorno a Salvini non vedo dei leader crescere con forza, perché i leader politici hanno innanzitutto un ingrediente che è quello del coraggio, del rischio, della capacità, oltre del carisma e via dicendo. Sinceramente, a me Fedriga mi sembra un buon amministratore visto da destra. Adesso io non so bene dal punto di vista friulano, però Zaia sta acquistando uno spessore maggiore, ma non mi sembrano persone che hanno, diciamo, la voglia o le armi giuste per combattere contro Salvini. Poi c'è un dato però molto importante, secondo me, che non va sottovalutato, che questo declino inarrestabile di Salvini, che spesso colpisce i leader in questa fase storica della volatilità dei leader. Abbiamo visto quindi Di Maio portare il Movimento 5 Stelle al 32%, poi Salvini, cioè prima Renzi, poi Di Maio, poi Salvini, adesso Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ha occupato lo spazio di Salvini e quindi gli rende la vita ancora più difficile. Ma secondo me esiste un elemento anche strutturale. Nei mesi che stanno, in queste settimane, nelle settimane che hanno preceduto i due voti regionali che stanno sancendo il declino ulteriore di Matteo Salvini, in Senato è passata la legge sull'autonomia, che è una grande battaglia della vecchia Lega, se vogliamo, quindi della Lega del Nord. Ma è una battaglia che, se tu vai da sotto Roma in giù, è una battaglia che l'elettorato trasversale da sinistra e destra non condivide minimamente. Quello che Quindi, aveva fatto il 34 a suo tempo, certamente ma era. il Salvini del 34% si guardava bene dal proporre l'autonomia, stava costruendo un'alternativa, diciamo, patriota, per usare i termini Nazionale del e non. nazionalista, eccetera. L'autonomia, per come viene, diciamo, calata nella realtà e nell'opinione pubblica e nel dibattito politico, l'opinione pubblica del Sud non accetta una legge di questo tipo. E quindi, diciamo, quello che era strutturale nella Lega Nord è un virus che distrugge il processo, diciamo, invece di questo velleitario di creare un Professor partito nazionalista. Passarelli, Enrico, scusami se ti interrompo. Aggiungo una cosa su quanto sono molto d'accordo con quanto diceva Ilario. E fateci caso,
Salvini non parla mai di autonomia, che dovrebbe essere, okay, diciamo, la bandiera della Lega in questo governo. Non ne parla mai, parla del ponte. È vero, perché questa era diciamo, una cosa che stavo pensando anche prima. Lui non parla mai di autonomia, non lo fa mai. Passarelli, uno degli elementi che caratterizzano la Lega di Salvini, e Salvini stesso è l'elemento populista che no, non viene nemmeno rifiutato, anzi viene rivendicato. In queste ore diversi editorialisti hanno notato che in Abruzzo c'è stato la contemporanea caduta sia della Lega sia dei 5 Stelle, e hanno quindi dedotto che il populismo è in difficoltà. Nelle stesse ore in Portogallo però si affermava, poi si tratterà di capire che risultato ci sarà dal punto di vista parlamentare, delle alleanze di governo. Giovedì faremo una puntata di War Room su questo, ne parleremo, ma intanto si è affermato un partito il cui nome tradotto in italiano è Basta col punto esclamativo, che chiaramente è caratterizzato a destra e per essere un partito, diciamo, populista antisistema, e quindi infatti Salvini ha esultato per questo risultato. Ecco, allora, in Italia è finita la stagione dei partiti che fanno leva su le incazzature della gente, o no? Beh, direi di no, perché l'Italia è la quintessenza, è la patria del populismo, o una categoria che io prediligo, perché il populismo è un po' fuorviante, è quella del qualunquismo. Cioè, dal 1946 in maniera carsica è emerso e riemerso il tema del populismo e del qualunquismo. È certo che non si arresta, anche perché ci sono tensioni populiste anche all'interno dei partiti mainstream, quindi attenzione, anche all'interno dei partiti mainstream, essere vicini alla gente, come usa dire in maniera un po' sgrammaticata, c'è questa tensione, questa torsione populista. E quindi è qualcosa che serpeggia, che diciamo si muove per l'Europa, no? Si muove per l'Europa da un po' di tempo. Il caso portoghese è peculiare, perché in Portogallo storicamente non hanno un'estrema destra, e questo partito Chega sta provando a costruire una forza di questa natura, ma io credo che per la natura strutturale del sistema partitico, del sistema istituzionale, che per alcuni anni ho studiato, insomma, si tornerà presto alle urne, perché insomma non riusciranno a governare adeguatamente in maniera lunga. Quindi ancora una volta tornerei su quello che diceva sia Lombardo che Bei, cioè sulla natura del partito, per tornare al partito, diciamo, populista di cui stiamo ragionando oggi. Cioè, vero, Salvini non parla di autonomia, che significa in realtà una secessione di fatto, e ricordo a me stesso che la Lega Nord, come diceva Lombardo, è un partito carismatico, è un partito che nasce sulla figura eminentemente di Umberto Bossi. È una rarità che i partiti carismatici rimangano in vita, e che rimangano in vita a lungo. Nella storia, tra quelli importanti, c'è il partito gollista, che sopravvive a De Gaulle, e poi abbiamo, diciamo, Forza Italia, ma lo metto come punto di domanda, perché diciamo la scomparsa del leader è abbastanza recente, e poi abbiamo il caso specifico della Lega Nord, che si trasforma in Lega di Salvini, e lo fa perché ha una base solida di insediamento su una frattura che comunque veniva politicizzata, quella del nord verso il sud. Una volta che Salvini dovesse fallire l'operazione politica elettorale, il partito, per quello Cisnetto, sono d'accordo con lei, perché non c'è il cambio di leadership? Perché è nato in quel modo e rischia di implodere e di scomparire. Ricordiamo Italia dei Valori, cioè la fine politica del leader
in assenza di un partito strutturato, e la Lega ha perso negli anni il 30, il 40, il 50, il 60% delle sezioni degli iscritti, significa portarsi dietro l'intero progetto. Però qui la differenza... No, su questo, scusi. Prego. Io non lo dico quale provocazione, cioè alle europee bisogna superare la soglia nazionale del 4%. Per un partito strutturato su una frattura... In via Sellerio si stanno, facendo tutti gli scongiuri possibili e immaginabili, anche quelli in volgari. In assenza di una capacità di ottenere voti al sud, come diceva Lombardo, per ragioni, politiche, mentre in passato la Lega non si presentava proprio al sud, adesso è come se non si presentasse, perché andrà molto male per ragioni oggettive. Significa, per superare la soglia del 4, significa al nord ottenere il 20-25 in media. Adesso non voglio fare il politologo noioso, però i numeri sono questi. Quindi non vedrei come strano una Lega che arrivasse tra il 3-9 e il 4-2. Cioè quei numeri 8% mi paiono ampiamente, per riprendere il noto scrittore, mi paiono ampiamente esagerati. Sentiamo anche nel caso di Forza Italia. Anche nel caso di Forza Italia ho un'altra idea, penso che paradossalmente la mancanza di Berlusconi gli giovi, anziché essere un problema, perché si porta via tutto quell'anti-berlusconismo o gran parte di quell'anti-berlusconismo che in qualche modo ha caratterizzato, in positivo quando era forte e in negativo quando era debole, l'epoca berlusconiana. Ma oggi parliamo di Lega e torniamo alle previsioni di Passarelli. Tu pensi che addirittura ci sia il rischio di non arrivare a superare la soglia alle europee? Senti Enrico, in Sardegna hanno preso il 3,7. Se la Sardegna fosse il benchmark, siamo sotto. Però c'è il Partito Sardo d'Azione in Sardegna. È vero. In Abruzzo hanno preso il 7,6, ma soprattutto adesso al nord c'è un terzo incomodo che è Fratelli d'Italia. Esatto. Fratelli d'Italia viaggia intorno nelle regioni storiche di insediamento della Lega, viaggia intorno al 25-30%. Quindi la competizione è fortissima. Mettiamoci pure che Forza Italia, per il paradosso che stavi dicendo tu, e anche perché Tajani oggettivamente sembra il meno peggio di quella compagna. Il voto europeo è un voto anche ai partiti europei, Forza Italia rappresenta il PPE, quindi insomma ci sono un po' di motivi. È il suo terreno di gioco, più semplice. Quindi diventa sfidante al nord anche Forza Italia. Quello che fino a qualche mese fa la provocazione del professore poteva sembrare una cosa folle, effettivamente è basata su numeri, insomma. Passarelli, se dopo le europee sta sotto il 4, è garantito che lei è qua il giorno dopo delle europee a commentare. Comunque posso aggiungere una cosa a quello che ha detto Francesco, il professore. È talmente vero questa analisi sul fatto che, sia quello che ha detto il professore sia quello che diceva Bei, sulla preoccupazione del Nord, che diventa adesso prioritaria, che la battaglia del terzo mandato, che è un'altra delle battaglie che si sta combattendo in Parlamento, che si sta combattendo fondamentalmente in nome... si sta combattendo in nome di Luca Zaia, di fatto è la difesa del fortino storico. Perché per la prima volta la Lega si sente che qualcuno sta rubando in casa propria, cioè sta invadendo il proprio territorio. E questo, nella dinamica dei numeri, può essere pericoloso. Cioè, il problema è che sembra quasi che adesso, nella disfatta dell'esercito nazionale nazionalista salviniano, la ridotta del nord diventa l'unica che bisogna salvare in qualche modo. Ma bisogna salvare per la sopravvivenza anche di tutta una classe politica che in quel nord era cresciuta, ma in quel nord vuole continuare a fare politica e quindi a sopravvivere. Cioè sta diventando quasi una questione di sopravvivenza quella del nord, anche in questa fase. E quella della battaglia del terzo mandato è una battaglia che ha proprio questo significato. Cioè è il regno, la nazione, il Veneto come nazione della Lega. Quindi lui dice, non c'è solo la motivazione
tattica di tenere Zaia ancorato alla poltrona di governatore e quindi evitare che venga rotto le scatole a Roma, ma c'è ben altro, insomma. Ma no, perché secondo me lì c'è proprio una questione invece profonda. Cioè lì, se si arrivasse davvero alla frattura con Fratelli d'Italia, se Fratelli d'Italia non dovesse permettere, se dovesse imporre alla coalizione il proprio candidato, si parla di questo De Carlo, se dovesse imporre il proprio candidato, è certo che ci sarà una scissione, che ci sarà una lista della vecchia Liga Veneta e della Lega Nord in qualche modo. Questo è indubbio che finirà così. Questo discorso mi induce a chiedere a Bei, ma Meloni, di fronte a questi risultati e a queste prospettive, come si muove rispetto a Salvini? Lo mal sopporta, ma assorbe, diciamo, tutto il giramento di scatole che produce, o può essere tentata in qualche modo di forzare la mano, e se sì, in che direzione? Secondo me in questa fase lei è molto combattuta, cioè da una parte Salvini è un alleato scomodo che le fa il controcanto su tutto, e quindi diciamo la tentazione magari di candidarsi alle europee e di chiudere la partita una volta per tutte, relegando la Lega in un ruolo assolutamente marginale, c'è e la percorre. Ma perché sta esitando? Perché una Lega intorno al 4% o addirittura sotto diventa un forte elemento di instabilità per il governo. Quindi lei, da una parte, diciamo, come leader di Fratelli d'Italia vorrebbe schiacciare l'alleato scomodo, ma dall'altra sa che sarebbe un fattore di destabilizzazione potente del suo governo. Per questo, secondo me, ancora non ha deciso se candidarsi o meno. Le converrebbe candidarsi, naturalmente, per i numeri che farà Fratelli d'Italia, perché la Schlein probabilmente si candiderà. Però ecco, è combattuta tra queste due cose: la stabilità del governo o la vittoria politica sul suo avversario interno. Passarelli, lei cosa pensa che farà la Meloni? Sono un po' in imbarazzo, ma nel senso sono molto d'accordo con tutti voi. Mi capita di rado, quindi sarà che sto invecchiando. Però quello che diceva Bei mi trova d'accordo, nella misura in cui bisogna essere generosi o magnanimi quando si vince, e quindi in un governo di coalizione bisogna evitare di schiacciare l'avversario. Non è proprio il carattere di Giorgia Meloni questo che sì, stiamo però, dicendo. Sì, però diciamo, il carattere, direbbe Machiavelli, bisogna celarlo, perché altrimenti si rischia di umiliare l'avversario e indurlo a una reazione scomposta. E quindi da questo punto di vista è utile per Meloni evitare tensioni che potrebbero sfociare in qualcosa di non controllabile. Ricordo, siccome la politica è un gioco iterativo, che nel 2001, a proposito di sottosoglia, lì era alla Camera, la Lega non entrò in Parlamento perché ottenne il 3,9, entrò poi in Parlamento perché vinse alcuni collegi uninominali, ma Berlusconi ovviamente offrì, da grande, diciamo, da uomo politico, offrì alla Lega 4 ministri, perché aveva bisogno della Lega alle elezioni regionali, alle elezioni amministrative. Forse aveva studiato cosa aveva fatto De Gasperi tanti anni prima. Bisogna tenere, appunto, con diciamo, i partiti cosiddetti piccoli, bisogna tenerli insieme, perché con un solo partito non si può governare. Mutatis mutandis, quello che avviene nel centro-sinistra, dici no, ma il campo largo, eccetera. Quelle sono le due forze oggi e in qualche modo debbono dialogare, però questa è un'altra. È un'altra un altro discorso. Lombardo, rovesciamo la questione. Al di là del comportamento della Meloni, quale sarà nel breve il comportamento di Salvini dopo questi due passaggi elettorali regionali? Si darà una calmata o conoscendo anche il carattere in questo caso,
accentuerà i suoi atteggiamenti che abbiamo visto fino qui. La reazione piccata al risultato, per cui si è accontentato di dire che ha superato in Abruzzo i 5 Stelle, insomma, mi sembra vabbè, che... fa ridere. Quella è una reazione che fa ridere. Il tempo è, cioè, c'è troppo poco tempo per cambiare strategia. Lui ha scelto una strategia e deve essere conseguente alla sua strategia. Lui è vittima della sua strategia. All'inizio di dicembre ha organizzato a Firenze una convention, la cosiddetta internazionale nera, in cui sono stati invitati tutti i partiti di estrema destra europei, molti di quali sono, diciamo, suoi compagni, sono suoi coinquilini nel gruppo di identità e nazione nel Parlamento europeo. Lui ha scelto la sua strada, lui ha detto, Giorgia Meloni, siccome è sempre un gioco di spazi politici, Giorgia Meloni ha scelto di, con il partito dei conservatori, di fare, di avere una... Oh, c'è stata una caduta di Lombardo. Eccoti, rieccoti. È andata via la voce, però, Ilario, non ti sento più. Ilario, non ti sento più. Dobbiamo bloccare, ecco. Proseguiamo il ragionamento. Eravamo arrivati in Europa e gli alleati europei di Salvini. È paradossale, ma il tentativo di vincere finalmente, dopo tanti tentativi precedenti andati male, della Le Pen contro Macron, quando ci sarà la nuova sfida, induce la Le Pen a una trasformazione un po' in stile Meloni, no? E quindi paradossalmente sta scavalcando sinistra, si fa per dire, Salvini. Questa contraddizione secondo te pesa, considerato che la Le Pen ha in quell'ambito lì, in quel recinto lì, ha un peso molto significativo, e considerato però altresì, ed è l'altro elemento che metto lì sul tavolo, che sono tutte e due molto vicini a Putin. Ma io penso questo, che nel carnet di... Scusa, ti interrompo. Ilario, scusami, non si sentiva più. Ho fatto parlare bene, ma poi ti ridò la parola per concludere fra poco. Scusa, vai Francesco. No, dico solo una cosa. A suo vantaggio, Salvini, secondo me, ha una sola arma, diciamo, che è stato il più lesto e finora l'unico in Italia, a parte Conte, mi verrebbe da dire con una battuta, ma a schierarsi per Trump. Cioè lui, mentre la Meloni ha un rapporto anche personale molto stretto con Biden e si tiene alla larga dai suoi ex amici repubblicani MAGA, Salvini invece esplicitamente è trampiano. Per cui se a novembre, ammesso che Salvini sia ancora in sella naturalmente, Trump dovesse vincere le elezioni, lui potrebbe presentarsi legittimamente come l'interlocutore principale di Trump in Italia. In caso verrà chiamato Mattei. Mattei, come Giuseppi. E come Giuseppi verrà chiamato Mattei da Trump. Altrimenti mi sembra che il suo gruppo, il gruppo Identità e Democrazia, il gruppo europeo di Salvini, sia destinato nei futuri giochi europei, a differenza dei conservatori di Meloni, a proseguire nella loro marginalità politica rispetto al grande gioco di alleanze europee, che sia in una maggioranza Ursula von der Leyen o che sia una maggioranza che farà meno di Ursula, come già si comincia a capire da qualche scricchiolio. Però mi sembra che si siano autoconfinati nell'estrema destra senza possibilità di entrare nei giochi, a differenza invece di Meloni che è pienamente in campo. Facciamo concludere a Lombardo, perché stiamo ormai in chiusura. Ti abbiamo interrotto, o meglio, ti sei interrotto che non si sentiva più. Finisci il tuo ragionamento di prima. Mi senti, Ilario? No, non ti sentiamo. Manca l'audio.
Purtroppo c'è un problema di audio. Dobbiamo interrompere perché il contatto. Ha pronunciato la parola Meloni e stampa insieme. Non so come mai ci sia questo impedimento, ma vediamo solo il labiale. Concludiamo quindi con Passarelli. Mi dispiace, ma il tempo è tiranno ed è un problema tecnico. Lei che ha studiato l'Europa ci ha fatto anche un libro adesso. Il raggruppamento di cui fa parte Salvini è destinato, secondo lei, vedi il caso Portogallo, vedi altre situazioni, è destinato a crescere o a decrescere in questa situazione? Ma in realtà a rimanere abbastanza stabile, a non essere influente, perché anche se dovesse crescere le forze, diciamo, che appartengono a quel gruppo politico, lo farebbero in paesi dove i seggi sono pochi, vedasi il Portogallo, per cui anche una crescita importante rappresenterebbe un passaggio di 1-2 eurodeputati. La partita paradossalmente si gioca proprio in Italia, dove in virtù di questo travaso di voti di cui abbiamo parlato finora, cioè, e vi ringrazio perché ho appreso tante cose in anticipo, tra Lega e Fratelli d'Italia, la somma sarà comunque nulla da quel punto di vista in termini di spostamento sulla destra, c'è già quel mondo che rimane lì. La partita sarà un pochettino in Francia, quello che avverrà in Francia, e in Germania. Però, siccome i socialdemocratici sono al punto più basso, potrebbero un pochettino recuperare. Quindi, in termini, diciamo, strategici, quel gruppo di Identità e Democrazia è destinato a essere non decisivo, non dico ininfluente, ma non decisivo, perché la partita sarà tra socialisti e popolari ancora una volta. E sono destinati peraltro a mettersi insieme per fare e probabilmente, come diceva Bay, von der Leyen su questo rischia in effetti. Bene, mi spiace per Ilario Lombardo che purtroppo è scomparso. È in linea adesso? Ci senti? No. Sì, io mi sento, scusate, ma ecco. Non so perché. È perché quando si usa il telefono spesso capita così, che arrivano telefonate e si blocca il tutto. Siamo fuori tempo, ma ti do un minuto per concludere il tuo ragionamento, chiedendoti scusa per il fatto che... No, ma hanno detto tutto il professore Bey. Quindi, diciamo, secondo me Salvini è loro due. Com'è? Sottoscrivi loro due, dico. Sì, sottoscrivo. Lui è condannato a seguire la strategia che ha scelto con un posizionamento ormai chiaro. La grande variabile dell'autunno sarà Donald Trump. Io poi penso un'altra cosa, però. Penso che secondo me a Meloni, e vengo alla domanda che avevi fatto prima, a Meloni faccia comodo un Salvini percepito a livello internazionale come un, diciamo, un imbarazzante filo putiniano, perché le serve anche per coprire quella parte, diciamo, della sua dirigenza politica che esiste e delle sue, diciamo, di una parte del suo partito che fondamentalmente ancora fatica a spingersi verso quello che ha fatto a spingersi verso questo atlantismo spinto che invece ha scelto Giorgia Meloni. Giorgia Meloni a sua volta ha fatto un perfetto calcolo politico con una buona dose di cinismo, e io penso che quando arriverà, se dovesse arrivare Donald Trump, sarà sicuramente una variabile importante, ma Meloni sarà abilissima a riposizionarsi e ridiventare, come è stata amica di Joe Biden, di ridiventare l'amica di Donald Trump. Bisogna vedere quanto Donald Trump avrà voglia di essere amico di lei. Grazie a Ilario Lombardo. Internazionale. Vedremo, perché si apriranno talmente tante di quelle partite che forse alla fine il posizionamento di Roma sarà l'ultimo dei problemi. E grazie a Ilario Lombardo, a Francesco Bey e a Gianluca Passarelli di essere stati con noi, e noi ci vediamo domani sempre alle 17:30 qui nella War Room. Grazie, arrivederci. Arrivederci.